La città metropolitana ha deciso di bandire la gara per l'affidamento del servizio di trasporto disabili utilizzando i fondi del proprio bilancio, nonostante la grave situazione finanziaria ed in assenza di ulteriori specifici finanziamenti regionali. L'ARS non ha votato l'abrogazione della norma che prevede che ad effettuare il servizio sia il personale ATA a spese degli istituti scolastici, ma il voto definitivo sulla legge è stato rinviato a settembre. Ancora non si ha dunque la certezza che il prossimo 13 settembre la manovra sia comunque approvata e così la città metropolitana non poteva assumere alcune iniziative in assenza di copertura finanziaria. Palazzo dei Leoni è da tempo impegnato congiuntamente alle organizzazioni sindacali nell'avvertenza e già nello scorso mese di luglio si era fatto promotore dell'abrogazione della norma, la cui mancata cancellazione impedisce all'ente di avviare il servizio.